Abbiamo l'onore di averlo qui con noi, come vi dicevo, nel nostro headquarter, e parliamo di Pietro Leo, IBM Executive Architect, Data and AI Path Leader, Subject Matter Expert for Large ISV, IBM Technology, e ci parlerà di Striking the Balance, Leveraging AI for Business Success with Ethics and Security. A te, Grazie, Pietro. grazie. Grazie per l'invito innanzitutto e ciao a tutti, felice di ritrovarvi. Ho avuto anche quest'anno come dire, l'onore di essere invitato dal team di Xprive a dare un contributo, dice, come ho fatto l'anno scorso, anche quest'anno cercare di portare qualche cosa, come dire, che aiuti un po' a pensare in modo più ampio rispetto a quello che potrebbe essere il tema, diciamo, molto focalizzato sull'aspetto sicurezza. Cioè, voglio cercare di passare il messaggio che esistono minacce emergenti a cui dobbiamo avere a che fare, dobbiamo cominciare a decodificarle. E in particolare, riprendo tre concetti dell'anno scorso, l'anno scorso avevo posto la mia attenzione attorno a questo concetto qua, no? Noi parliamo di benessere, benessere organizzative, benessere di persone, no? E avevo l'anno scorso, era giunto a questo punto dicendo che noi siamo un po' come il microbioma, cioè ovvero l'insieme dei microbi che vivono nel nostro corpo, no? La Marcuzzi ha fatto storia su questo, che ci aiuta a prendere lo yogurt, e abbiamo circa 3 kg che stiamo nella nostra pancia, sulla pelle, eccetera, che vive con noi in modo simbiotico, diciamo così, ci aiuta a vivere. Viviamo grazie anche per certi versi, o non ci ammaliamo grazie a questo elemento qua. Bene, allora il concetto che l'elemento digitale sta giocando un po' tutto questo ruolo attorno al nostro benessere, benessere che può avere tantissime chiavi di lettura, né? Non è solo il benessere fisico, il benessere anche politico, cognitivo, psicologico e così via. Quindi la cyber security. E la security in generale deve cominciare a guardare un po' questi aspetti qua, un pochettino più avanti. Allora, tre disclaimer quest'anno, e in particolare, allora, il primo è evidentemente, se l'anno scorso ho posto il tema, quest'anno comincio a svolgere il compito, no? Ecco, è stato citato molte volte, intelligenza artificiale di qua, di là, ChatGPT e così via. Primo disclaimer, ecco, uno degli attori fondamentali che non ci accorgiamo, o forse adesso ce lo stiamo con siamo leggermente, come dire, aprendo gli occhi anche per i non addetti ai lavori, è un ruolo fondamentale, un microbo particolare, e tutto quello che rientra sotto questo benedetto cappello. Primo disclaimer. Secondo disclaimer, queste slide qui non le ho fatte tutte io, quindi tutto quanto originale, perché adesso vanno di moda in questo periodo storico, diciamo. Alla fine presentazione c'è qualcuno che dice: guarda, tutto quello che ho fatto non l'ho fatto io, l'ha fatto Tizio. Ovvio, Tizio sarebbe, io uso il maschile, mentre voi usate sempre questo femminile, Alessandra, qua non lo so chi è questa cosa qua. È capitato così. Ultimo disclaimer, prima di cominciare a parlare, questo almeno qualcosa è cambiato rispetto all'anno scorso, quindi ho cercato di cambiare, ho parlato con mia moglie, ho visto cose dette. Di diverso, però ho voluto riportare una canzone di un frammento della canzone di Otis Redding, no? Che tutto sembra cambiare allo stesso tempo, voglio dire, tutto è drammaticamente uguale. Però sono Cominciamo. attento per questa playlist. Della... Allora smettiamo quella lì, no? Intanto bellissima. Però è bellissima quella cosa lì. Allora, cosa è cambiato, allora, diciamo, rispetto all'anno scorso? L'anno scorso ho cominciato io a ragionare, farvi vedere un po' che, non so se quanti di loro saranno presenti, magari nessuno, questa cosa, c'è tutta gente giustamente nuova, nuovi clienti, nuovi fornitori. Ecco, cosa è cambiato, almeno di naming e così via, è questa storia qui, no? La storia, ovvero, si è affacciata, diciamo, in modo sempre più significativo qualcosa che si chiama AI generativa, e che sono una famiglia di algoritmi che hanno delle prestazioni, diciamo, più efficaci rispetto a generazioni di algoritmi che l'hanno preceduta, che comunque convivono, diciamo, in questo mare magno, come dire, di questo microbioma artificiale che ci circonda. Il punto fondamentale, adesso ho preso una delle qualsiasi, diciamo così, claim che i grandi osservatori fanno, no? Su quello che sta cambiando, ci aspettiamo e così via. E questa non è una cosa piccola, perché il boost in termini di prodotto interno lordo, no? Tutta questa storia qui genererà qualche cosa come trilioni di dollari di impatto, come dire,
in termini di rinnovamento di use case a livello dall'azienda sia al singolo, no? E la cosa fondamentale, secondo me, sta sotto. Sta sotto significa che, ma dove finisce questo incremento di produttività grazie alle AI e a questa digitalizzazione, diciamo, più o meno intelligente? Finisce alfa, cioè metà e metà. Metà, nel senso che si creeranno nuovi casi d'uso, quindi nuovi assistenti alla cyber security, nuove forme di attacco, nuove forme di difesa, nuovi prodotti in buona sostanza, nuovi oggettini magari che dovrò governare, che hanno qualche forma di intelligenza, quindi non schiaccerò io il tasto, ma sentirà la mia voce e così via, quindi nuove forme di prodotti. Però l'altra questione fondamentale è questo miglioramento dipenderà e sarà assorbito da una maggiore produttività. Quindi è lo stesso lavoro che lo facevamo in un certo modo, lo faremo con un minor tempo. Questo è il punto fondamentale. E qua potrei sciovinare, voglio dire, a tanti numeri che stanno adesso, come dire, analisi, no? Da vari osservatori, sia privati, istituzionali e così via. E stanno po ponendo il punto fondamentale che non solo l'intelligenza artificiale porterà un boost significativo in termini di maggiore produttività o nuovi use case, ma la cosa fondamentale è che questa generative AI, che ciò che spiegherò adesso e cercherò di spiegare che tipi di problema ha con sé, perché no, questo è il punto fondamentale, già un boost significativo almeno dell'ordine del 4-5% in più rispetto agli algoritmi si sommano uno sull'altro agli algoritmi, diciamo, delle generazioni precedenti. Ma cosa c'è di nuovo in tutta questa storia qui? No? Perché, voglio dire, cioè, perché aumenteremo sia la produttività e nuovi use case? Allora, da una parte ci sarà un boost sulle prestazioni, c'è un boost sulle prestazioni. Prima sono stati citati vari tipi, cioè tu durante i miei speaker che avevano preceduto, no? Hanno fatto riferimento a machine learning, hanno fatto riferimento a ChatGPT per l'appunto e così via. Ecco, il punto fondamentale è che abbiamo un boost certamente dal punto di vista di prestazioni di oggetto. Per esempio, là viene diciamo, quel 70%, una sigla nebulosa che magari a chi sta più nel campo magari della cyber security magari potrebbe dire nulla, qualcosa si chiama natural language processing, no? Cioè algoritmi in grado di analizzare pezzi di informazioni destrutturate come potrebbe, o semistrutturate come potrebbe essere anche i log applicativi, no? Che come cyber security andiamo lì a scrutare. Con questi nuovi algoritmi noi avremo un boost di prestazione, come dire, miglioramento di qualità, di efficacia dell'analisi, di estrazione di informazioni da queste informazioni del più del 70%. E già stavamo alti, diciamo così, in certi casi. Adesso arriviamo a prestazioni estremamente alte. Però cosa c'è di nuovo qui, industrialmente? La cosa che ci interessa impatterà anche la cyber security. A sinistra state vedendo il mondo, tra virgolette, tradizionale. Il mondo tradizionale è mondo dove io ho vissuto per 30 anni, no, e continuo a vivere in questo, cioè ovvero da quando mi occupo di intelligenza artificiale, il fatto che dato un problema, dato un task, io costruivo tutto un armamentario più o meno grande di algoritmi, di dati, che in qualche caso usavo anche delle tecniche di machine learning, ma quella non è solo una delle più tecniche per generare automaticamente coding alla fin fine, e alla fin fine facevo in modo che in qualche modo il task veniva, come dire, automatizzato parzialmente in tutto e in parte da quel particolare modello. I programmi si chiamano modello in questo mondo qua. Quindi ogni task aveva il suo modello. Ogni volta io da buon artigiano dovevo riprendere tutto da zero e dammi i dati e integriamo le applicazioni e capiamo quale algoritmo usare, addestramenti, tutta questa, come dire, tutta questa solfa, che per carità è business. Cosa sta cambiando? Qua, a un certo punto, specie negli ultimi anni, come dire, sono venuti di mezzo un po' dei grossisti di questo lavoro qua. Ovvero si è capito che se io faccio quella cosa in azzurro che vedete lì, e se butto in un grande calderone, una grande quantità di dati, sto parlando di varia natura, dati testuali, testi, libri, tutto quello che vedete con gli occhi su internet, anche i dati di cyber security per l'appunto, no? Tutte quelle cose che vede all'interno del SOC, quei famosi 12.000 eventi che vede lui al secondo, no? Quella è brodaglia primordiale.
buona sostanza, negli ultimi, sostanzialmente negli ultimi 4-5 anni, questa brodaglia primordiale, sono venuti fuori delle tecniche, in buona sostanza, per farne una sorta di zip, una compressione, una fotografia. Cercare di ricavare una funzione matematica in grado di sintetizzare tutto quello che c'era in quella pancia di dati che sono stati visti. Bene, che me ne faccio di questa brodaglia primordiale, che sarebbe quella parte azzurra? Ecco, si è scoperta una cosa interessante, che se la considero come un po' un grossista, come un punto di partenza, un semilavorato, da cui partire sostanzialmente per risolvere molto più rapidamente i task che prima dovevo fare tutto questo lavoro da zero. Questo è un po' il punto di ciò che sta succedendo qui. Quindi, task che prima, voglio dire, magari dovevo fare tutto quanto, tipo ad esempio un task è la sintesi dell'informazione, oppure tradurre un'informazione, oppure estrarre i nomi delle minacce all'interno di un file, diciamo così, che mi è capitato sotto gli occhi, o la traccia di un malware e così via. Ecco, tutte queste cose possono essere fatte anche in modo nuovo. Se qualcuno mi fa delle pance, non solo come quella di ChatGPT, che è la pancia delle pance, gli hanno preso internet, hanno preso diversi trilioni di parole e le hanno buttate lì. Ovviamente hanno preso quello che potevano prendere, tutto quello legale e non legale che c'era. E quindi il punto fondamentale è questo. Adesso ciò che sta avvenendo è, questo ha un impatto significativo in tutti i domini di industria, per vari ambiti applicativi, no? E per quanto riguarda la cyber security in senso stretto del termine, volevo solo darvi qualche spunto qui. Cosa sta cambiando e dove cambia l'aumento di produttività dal punto di vista di, diciamo così, di gestione anche di questo ambito? Quindi tutti quei task dove prima avevamo bisogno di un algoritmo, ad esempio, di sintesi dell'informazione, summarization, lì. Ad esempio il fatto che lui riceve 12.000 eventi al secondo, no? E alla fine della fiera lui avrà, se sommiamo i secondi nel minuto, nell'ora, nell'anno e compagnia cantante, lui si ritroverà milioni di eventi all'interno dei quali deve metterci la testa, in buona sostanza. Grandemente questi eventi magari saranno, per il momento saranno solo eventi strutturati dal suo punto di vista, ma de dentro l'evento man mano ci possono essere anche attacci da questi eventi, le informazioni magari da cui derivano, l'email all'interno del quale è stata trovata la minaccia, l'immagine e così via. Quindi gli eventi cominciano ad arricchirsi di informazione. Io ho bisogno di sintetizzare, ad esempio, queste informazioni. Come faccio una cosa del genere, no? E questo è giusto un esempio, però là sulle righe trovate vari altri tipi di categorie di task, no? Non solo quando mi trovo a sintetizzare un'informazione, ma anche quando mi trovo, per esempio, ecco, questo è un altro elemento di novità. Per esempio, generare. Ecco, ChatGPT adesso è entrato, anche prima di lui, dal punto di vista delle immagini. Tutti questi algoritmi sono famosi per il fatto che sono in grado di generare delle cose interessanti, no? Generano, no? Quindi da questa pancia primordiale, sostanzialmente tu gli dai delle indicazioni e lui che fa? Lui comincia a generare delle cose, degli esempi più o meno interessanti, estratti, plausibili da questa pancia e ben formati, che in qualche modo rappresentano, diciamo, qualcosa di sensato. Quindi nel campo della cyber security io potrei generare non solo il report, diciamo così, di sintesi delle informazioni, ma potrei generare anche i famosi eventi sintetici, quindi non solo avere gli eventi reali, ma eventi sintetici da cui partire. Bene, questo per darvi giusto un flavor molto, molto rapido su questo, però il mio punto fondamentale adesso mi interessa, come dire, aprire l'orizzonte sul fatto di, come dire, ma qual è, cosa ci si aspetta? Che c'entra con me, con la cyber security? Va bene, lo farò più velocemente, ma non è che c'è qualche cosa di più profondo, ed è questo il punto dove voglio cercare in qualche modo mettere la chiave, il dito, il naso, quello che volete. Allora, da una parte c'è questo, che tutta questa brodaglia primordiale c'ha un sacco di problemi dentro, si porta con un sacco di problemi, nel senso di, prima ne ho citato uno, ad esempio la proprietà intellettuale, no? Tu, OpenAI, tu da dove ti sei preso tutti questi dati? Hai fatto scraping su internet di un sacco di materiale, ma hai il copywriter? Hai preso libri, eccetera. Sei proprietaria delle cose che tu ti sei presa. La stessa identica cosa, almeno Google, quantomeno, la prenda, la indicizza, poi dice vai a te, voglio dire, il risultato di un motore di ricerca ti mette in condizione di andare poi tu a consultarti l'informazione madre, fra virgolette. In questo caso la sto usando del tutto, no?
E quindi c'è un tema molto interessante che la cybersecurity, dal mio punto di vista, la security comincia ad abbracciare temi un po' più vasti rispetto a difendermi o contrattaccare o a essere smart nell'accezione della complessità che diceva prima Domenico. Ecco, i temi proprio etici o legali, o adesso vi spiego anche meglio, di bias, cioè dei pregiudizi che magari stanno all'interno di quei dati, che possono essere riflessi nelle applicazioni. Quindi colui che è responsabile della sicurezza, del trust di un'azienda, non è solo responsabile di difendere il perimetro, ma è responsabile di tutto quello che avviene anche all'interno del perimetro, in termini anche di trust di informazione. Allora, che significa tutto questo? Quindi, AI e cyber security, no? Da osservatore esterno, io sono una persona di AI che guarda il tema della cyber security, voglio dire, da quando è aumentata la complessità, non è solo una questione di difendersi dietro un perimetro dal fatto che mi arriva una connessione da qualcuno che non conosco, eccetera, metto un cavolo di firewall, blocco quella porta, stiamo a posto, ho fatto l'hardening, in qualche modo siamo sicuri. Ecco, quando sta roba qua è cominciata a crescere, evidentemente, voglio dire, il povero ragazzo che stava lì a gestire il problema di cybersecurity, attivando un problema di networking, no? Basta che metto un firewall. Ecco, ha cominciato anche lui a svilupparsi degli script di varia natura. Anzi, nel mondo tradizionale, devo dire, guardate sempre a sinistra adesso, io ho portato alcuni esempi diciamo, di casa IBM dove lavoro. Ecco, lì algoritmi da decenni vengono utilizzati vari algoritmi in qualche modo per fare in modo da automatizzare qualcuno di quegli step, diciamo così, per ridurre quella famosa complessità. Pensiamo per esempio cito uno per tutti, l'IBM Auto Thread Disposition System ottiene come dire, con quelle tecniche tradizionali degli elementi di accuratezza che sfiorano quasi il 100%, no? 100% con tecniche tradizionali. Ma vediamo dall'altra parte, ecco, ma tutto questo ben di Dio, no, che comunque abbiamo, varia natura, ma che tipi di rischi ha? Ha rischi, voglio dire, no, qui ci sono due grandi anime, diciamo così, no? L'anima, diciamo, dichiarativa, di rule, di regole, no? Quella cosiddetta degli esper sistemi esperti, no? Io costruisco regole, da una parte, una scienza dichiarativa, e questi sistemi esperti nella pancia di queste regole di varia natura, possono essere utilizzate per fare vari tipi, diciamo così, di detection o di riconoscimento di situazioni anomale. Bene, anche là, evidentemente, più aumentano le regole, e sto parlando degli anni 80, quindi sistemi esperti, molti dei sistemi esperti continuano ancora a funzionare adesso. Io ho fatto la tesi nel 92 proprio sui sistemi esperti. La complessità, evidentemente, delle regole, più regole mettiamo, più è complesso la gestione di questa regola che deve essere fatta. Allo stesso tempo, no? Se tu scrivi male le regole del firewall, e male sono state scritte, anche se me l'ha fatto un umano, ed è interessante l'intervento lì del Sudafrica quando diceva la maggior parte dei problemi che noi stiamo avendo sono dovuti al fatto che i miei fornitori lavorano bene perché magari hanno fatto le regole male o qualcosa del genere. Quindi ho classici problemi di misconfigurazione e così via. Quindi, anche se dici non uso l'intelligenza artificiale, ma uso l'intelligenza umana per costruire regole e dominare queste cose, problemi ce ne sono. Poi, quando ci siamo spostati nell'ambito del machine learning, ovvero do dati e faccio in modo che l'algoritmo, le regole vengano derivate da sé, per forza algoritmi, tra virgolette, anche lì la questione comincia anche a essere complicata. Cioè, ovvero, anche lì. E quando io le regole le genero da me con l'algoritmo, cioè abbiamo problemi, ad esempio, quelli dell'opacità. Alcune tecniche di machine learning, per esempio, sono famose sul fatto che quello che generano sono difficili da scrutare. Funziona, ma non so perché funziona. Altra questione è, per esempio, legata a, ecco, la questione, per esempio, dei missing positive o overfitting dei falsi positivi o falsi negativi. Ecco, lì più tu addestri una cosa, più, diciamo così, fai in modo che queste macchine fanno la sintesi, lo zip di un pezzo di conoscenza e più riflette quella funzione matematica che è derivato, diciamo, tutto quello che c'è là dentro. E se tutto quello che c'è là dentro non è il mondo, allora che c'hai? Hai evidentemente il missing, cioè tutto il resto che non è stato usato come parte dell'addestramento. L'algoritmo è in grado di generalizzare un fenomeno
e coprirlo e così via. Ma veniamo alla generative AI, no? Questi grossisti dell'informazione che a questo punto, grossisti del machine learning, che a questo punto cominciano a porre sul tavolo interessanti nuovi problemi di security. Cioè, cominciamo qui a avere, per esempio, la questione dei bias. Cioè, ovvero, siccome qua dentro, nella brodaglia primordiale, ci sono pletore e pletore di dati, non lo sappiamo in realtà quali dati sono stati presi, non sono stati controllati magari. Sono così tanti dati che non abbiamo come dire, la forza di avere una pulizia completa dei dati che sono stati utilizzati. Quindi non sappiamo che cosa è finito lì dentro. Quindi magari abbiamo il rischio che ciò che generiamo ha un elemento, diciamo così, in qualche modo riflette quei pregiudizi di addestramento. Altra questione, per esempio, va molto di moda qui, è come affrontare il tema dell'allucinazione. Che sono queste allucinazioni? Le allucinazioni sono il fatto che questi algoritmi sono così interessanti che generano qualcosa di completamente nuovo, che è un guazzabuglio che magari è stato ricavato dai dati di addestramento. Plausibile, interessante, no? Penso tutti quanti avete usato già GTP sul testo e gli date un prompt, gli date un'informazione, generami una lettera di phishing, in qualche modo una lettera di benvenuto, eccetera. Oltre a generarti questo materiale, l'ho scritto ben descritto, è già abbiamo un primo problema perché avremo pletore di informazioni, diciamo, sintetiche, su cui affrontare. Dall'altra parte, magari ci sono dei riferimenti all'interno di queste informazioni anche fattuali, completamente falsi, farlocchi, no? Ci sono tanti esempi in cui, dare un esempio trashante di allucinazione, no? Ci sono articoli come si chiedono pareri a queste reti generaliste, dice generami qualcosa del genere in risposta a questa cosa e dammi anche magari delle informazioni a sostegno, ti generano proprio nomi di persone completamente false, oppure riferimento ad articoli scientifici, report, a link web, addirittura falsi che non esistono. Quindi, in buona sostanza, abbiamo quest'altro problema dal punto di vista della security, no? Che adesso non lo chiamiamo problema di security, magari qualcuno lo chiama problema di governance o problema di trust. Cioè abbiamo un problema di dover gestire, saremo chiamati a gestire la qualità delle informazioni oppure, come dire, la diffusione di allucinazioni all'interno delle nostre aziende. Altro punto fondamentale da considerare è anche la questione IP. La proprietà intellettuale, prima accennavo, adesso come dire, noi stiamo usando queste reti generaliste, grandi guazzabugli, stanno lavorando bene, però non sappiamo se chi le ha fatte avesse tutta la contezza, la proprietà intellettuale dei dati che ha utilizzato. Questo che significa? È un problema suo, no, è un problema mio. Perché se io sto usando una cosa del genere come un pezzo software, e questo pezzo software, per esempio, molti degli use case che stanno in quest'area qua è nella generazione automatica di codice. Code assistant per la parte cyber security, code assistant per la traduzione da, voglio dire, di qualsiasi linguaggio a linguaggio. Ecco, una delle grandi, diciamo così, ambiti applicativi di questo tipo di tecnologia di aumento di produttività è l'aumento di produttività che avrà lo sviluppatore software. Bene, se io utilizzo il copilot, batte la pesca e così via, per generare la documentazione del mio codice, per generarmi degli snippet per, diciamo, arricchire il mio codice, chi mi garantisce che quel pezzo di codice non deriva da qualche cosa che è stato, diciamo, oggetto di proprietà intellettuale da qualcun altro? Già ci sono delle cause a tal proposito, no? Specie per esempio sulle immagini, già proprio in tribunale. Perché sono state riconosciute delle porzioni di immagini come in modo certo quella informazione che mi ha generato in qualche modo era una combinazione di cose già viste. Quindi questi sono problemi che dobbiamo porci come security. Per chiudere questa parte qua, quindi è un discorso costo-benefici. Da una parte abbiamo un aumento di produttività, dall'altra abbiamo come dire, evidentemente un rischio e nuovi rischi. E quindi il punto fondamentale sta emergendo sempre più il concetto fondamentale che l'umano, paradossalmente, mentre da una parte lo stiamo eliminando, è l'unico elemento certo che in questo elemento si, diciamo così, storia di garanzia. Chiudo con l'ultima slide per darvi diciamo così, anche il cenno a quello che è l'approccio IBM su questo, dare quantomeno dei puntatori, no?
Perché il DM sta cercando di dire, ma sai che faccio? È stato un po' in attesa anche per cercare di prendere le misure su che cosa faccio uscire, per ridisegnare il proprio pacchetto software e dire, beh, io, se, visto che sono questi problemi, visti che sono, come dire, abbiamo solo problemi di sviluppo, di costruire questi benetti modelli anche tipo generalisti, che diventeranno sempre più modelli che riflettono la peculiarità dell'azienda, ma abbiamo anche problemi di qualità del dato, di modelli, di gestire questi dati e grandi problemi di governance. Quindi il punto fondamentale è questo. Quindi IBM ha detto, io per me tutta sta roba qua ha un senso se ha un senso per il business. E quindi ha un senso per il business, io mi devo mettere in condizione sostanzialmente di essere, avere una copertura al 100% di quello che gli può servire, dal dato all'algoritmo fino alla governance. Bene, io finisco qui. Lascio il mio puntatore lì e Grazie davvero, grazie per essere state con noi.